Buonasera ragazzi, siamo qua a Talladega Super Speedway. Finalmente il nostro caro concorrente, il nostro pilota è riuscito a fare un assetto come si deve. Adesso riesce a stare in pista, fortunatamente, perché ha migliorato anche comunque l'aerodinamica. E gli sponsor finalmente l'hanno pagato, almeno riesce a stare in pista. Il problema è che non c'ha motore. Qua siamo a Talladega Super Speedway, adesso vediamo che comunque è quarantesimo, anche se ha fatto la qualifica e non è riuscito ad arrivare tra i primi 30. Ora vediamo che sta cercando una via di fuga, riesce a stare bello in scia adesso tranquillamente, la macchina non gli sbanda più. Vedete che è bella piantata per terra, quindi non ha problemi. Sta cercando di entrare in scia, guardate. Sta studiando anche gli avversari davanti, perché gli creano sempre quel muro infinito. Ci sono quattro giri, vediamo che comunque sta cercando di farsi un po' di spazio. Sto cercando di essere anche il più preciso possibile, perché alla fine non è facile, vediamo un po', non è facile mantenere le distanze tra una macchina e l'altra, anche perché questo gioco, appena hai un contatto, perdi questo gioco, scusate, in questo sport appena c'è un contatto tutta la gara va perduta. Guardate con quale precisione cerca di farsi spazio. Cerca comunque sia di trovare le scie più adatte al recupero. Vedete, sta iniziando veramente a dare il massimo. Anche gli avversari comunque si accorgono che questo pilota sta crescendo. Vediamo che siamo già al terzo giro. Sta guidando con una precisione veramente millimetrica e cerca sempre di trovare un varco per passare. Guardate quando prende la scia, che comunque recupera qualche metro, ma il problema è che non ha motore e non riesce a recuperare come vorrebbe, insomma, ecco. Guardate perfettamente in scia dell'avversario che ha davanti, non lo tocca e lo fanno anche passare perché vedono che è più veloce, ma forse non ce la fa a recuperare quella dannatissima posizione. In 35esima posizione, vediamo che sta dando il massimo, siamo già al quarto giro. Siamo al quarto giro ed è 35esimo. La visuale interna ti dà l'impressione ancora di più di quanto questo sport è veloce e pericoloso soprattutto. Nel 32esimo ha recuperato 33esimo, niente, ne ha perso ancora una. Cerca di stare all'esterno per non dare consigli agli avversari. Adesso fa un azzardo assurdo, cerca di sorpassare all'esterno e ce la fa. 31esimo e 31esimo. 31esimo, vediamo un po', 32esimo. Ormai siamo all'ultimo giro ed è finita. Ed è andata benissimo per lui, gara fantastica. Se vedete anche l'assetto, la carena è un po' cambiata perché comunque ha migliorato l'assetto della macchina e anche l'aerodinamica. Speriamo che continui così. Ci vediamo alla prossima gara, ovviamente quando sarà migliorato un po' di più, perché sennò bisognerà fare 8000 video. Comunque, se vi è piaciuto il video, lasciate un like, condividete, iscrivetevi al canale e quando arriverò a 5 mi piace farò un altro video sulla NASCAR. Grazie, arrivederci, fate i bravi e non fate gli stupidi in macchina. Ciao ciao.